come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio. Voglio pregare anche per i componenti del comitato, per le loro
Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza,
verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in voi in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistete gli salti nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, Egli stesso vi ristabilirà. Dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e salvi. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto, come io ritengo, brevemente per mezzo di Silvano, fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state salvi. Vi saluta la comunità che è stata eletta come voi e dimora di Babilonia, e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con bacio di carità. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché ho detto: la mia grazia rimane per sempre, la tua fedeltà è fondata nei cieli. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia trova la sua gloria. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. E predicarono davvero
Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che lo accompagnavano. Parola del Signore, lode a te, oh Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci fa celebrare la festa di San Marco Evangelista. E in questa giornata la nostra comunità avrebbe anche fatto festa vivendo l'esperienza di comunione attraverso la figura di San Francesco di Paola. Ci saremmo radunati in questo luogo per vivere questa celebrazione in onore di San Marco, ma mettendo anche al centro la splendida figura di San Francesco di Paola. Rimane comunque, anche se non possiamo fare festa, rimane al centro della nostra attenzione colui che deve stare al centro, cioè il Signore Gesù, la sua parola, e quindi facendo questo onoriamo coloro che hanno accolto questa parola e l'hanno annunziata, vale per San Marco che è autore di un Vangelo, vale per San Francesco di Paola che ha vissuto il Vangelo con la sua vita. Ci esorta San Pietro nella prima lettura a rivestirci di umiltà. Questo è il primo atteggiamento che deve contraddistinguere un battezzato, un figlio di Dio, cioè una persona che è chiamata ad annunziare il Vangelo. Perché se non c'è questa umiltà, non ci sarà neanche la possibilità di rendere efficace l'annunzio. Anche se ci dovesse essere l'annunzio, ma non c'è l'umiltà, quell'annunzio potrebbe poi risultare una sorta di imposizione. La fede non si può imporre a nessuno, non possiamo obbligare nessuno a credere, non possiamo obbligare nessuno ad amare il Signore. L'amore nasce da un incontro, l'amore nasce da un'esperienza, non può nascere da un obbligo, da una tradizione, da un modo di pensare o di ragionare. L'amore nei confronti del Signore è un'esperienza di vita, un incontro, la possibilità di poter stare con Lui. Ma per poter stare con il Signore è chiaro che è necessario avere la possibilità di ascoltare l'esperienza di qualcuno che ha fatto già appunto questo incontro e ha avuto già la possibilità di vivere questa vicinanza con il Signore. Gesù nel Vangelo di Marco, in questa pagina che abbiamo ascoltato in questo giorno di festa, ci dice, si rivolge agli undici, ma oggi si rivolge a tutti noi: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Predicate, annunziate. Cosa possiamo predicare? La prima predica, prima delle nostre parole, deve essere la nostra vita, perché una predica senza una coerenza di vita diventa semplicemente un parlare senza fondamenti. Il nostro parlare deve essere legato al nostro saper vivere quello che annunziamo. Ecco allora quell'umiltà di cui dicevamo prima ci viene in aiuto, perché se non mettiamo da parte quelle che sono le nostre presunzioni, quelle che sono le nostre sapienze tutte terrene, se non mettiamo al centro la sapienza, cioè la conoscenza del Signore, quello che Gesù ci ha fatto conoscere, ci ha rivelato anche grazie alla testimonianza che ci ha riportato l'Evangelista Marco, non possiamo annunziare e non possiamo predicare. Dobbiamo annunziare il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? È una buona notizia, il Vangelo. E questa buona notizia è l'amore che il Signore ha riversato sull'umanità, il desiderio che ha il Signore di far arrivare a tutti il suo amore, la sua misericordia, di far arrivare a tutti la possibilità di diventare
queste possibilità di rimanere avvelenati da quello che ci circonda di male. E poi la possibilità anche di guarire. Chi è che ci può dare la guarigione se non il Signore stesso, attraverso la Chiesa, attraverso questa imposizione delle mani? E mi viene in mente proprio il sacramento dell'unzione degli infermi, che spesso sottovalutiamo o magari non lo teniamo in considerazione, come il sacramento della riconciliazione, che anch'esso è un sacramento di guarigione. Attraverso l'imposizione delle mani dei sacerdoti sugli ammalati, attraverso l'unzione, noi chiediamo al Signore la guarigione. E mentre noi spesso ci fermiamo solo al desiderio di una guarigione fisica, in realtà già il Signore sta guarendo in noi quella parte più importante, che è la nostra anima, il nostro cuore. Ecco, vedete, annunziare il Vangelo, vivere con coerenza il Vangelo, annunziarlo con umiltà, ci dà tanti poteri. E se noi riconosciamo che il nostro compito è quello di essere strumenti, il Signore saprà usarci nella maniera giusta per manifestarsi e per poter avvicinare così tanti fratelli lontani. Quando si parla di evangelizzazione, spesso si pensa solo all'evangelizzazione che si deve fare nei confronti dei pagani, di quanti sono lontani, ma credo che oggi sia necessario, urgente, rievangelizzare anche noi stessi, perché ci stiamo un po' allontanando da quello che è l'annunzio del Vangelo vissuto concretamente nella vita di ogni giorno. Spesso noi viviamo una fede legata all'esperienza delle celebrazioni, delle feste, delle tradizioni, ma poi finito quell'attimo, quel momento, uscendo, ritornando alla nostra vita per strada, siamo come prima e qualche volta forse anche peggio, e quindi non testimoniamo, non annunziamo. Dobbiamo rievangelizzarci, dobbiamo cioè riportare al centro della nostra vita veramente il Vangelo e quindi viverlo, non solo conoscerlo. Possiamo conoscere benissimo a memoria ogni versetto, ogni punto, ogni capitolo nella parola di Dio, ma se poi questa parola non è vissuta, se poi questa parola non è annunziata con la vita in umiltà, noi, ecco, non abbiamo fatto nulla. E allora chiediamo al Signore di aprire la nostra mente e il nostro cuore, di illuminarci attraverso il dono dello Spirito Santo, perché questa parola annunziata, questo testamento lasciatoci, ecco, anche attraverso l'impegno di San Marco, possa per noi diventare fonte per la nostra vita terrena e fonte per la nostra vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Affidandoci all'intercessione di San Marco, preghiamo il Padre perché ascolti le nostre suppliche. Salgano verso il suo trono glorioso, gettando in lui ogni nostra preoccupazione. Santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, perché senta l'urgenza di andare ad annunziare a ogni creatura Gesù, Figlio di Dio, rivelato dal Padre, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i missionari, perché abbiano la stessa competenza ed efficacia di Marco nel proclamare la buona novella, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa copta, fondata in Egitto da San Marco, perché sia fermento evangelico nelle regioni islamiche, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità, perché senta la grave responsabilità di evangelizzare con la parola e con la testimonianza il proprio ambiente, preghiamo. Santifica il tuo popolo,
Signore. Per i gruppi missionari della nostra diocesi, perché amino la parola e vogliono contribuire a diffondere nel mondo, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Abbiamo imparato a conoscere ed amare Gesù per mezzo di San Marco. Il suo Vangelo sia per noi, o Padre, strumento attraverso il quale impariamo a fare della nostra vita un dono per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio di lode che ti offriamo nel ricordo glorioso di San Marco, e fa che nell'alba Chiesa sia sempre vivo operante l'annunzio missionario del Vangelo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sia attraverso i secoli segno visibile della tua salvezza.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amabile San Francesco di Paola, umile discepolo di Gesù, tu che in vita fosti così mortificato nella tua persona e così pieno di bontà verso i sofferenti, rivolgi il tuo sguardo a noi e soccorri tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima. Sii accanto ad ognuno di noi e particolarmente a quelli che versano in condizioni gravi. Conforta con la tua invisibile presenza quelli che vorrebbero camminare e devono invece stare immobili, quelli che passano notti insonni, quelli che piangono nel dolore, quelli che cercano in mano nel letto una posizione meno dolorosa, quelli che sono necessari alla famiglia, quelli che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire, quelli in cui la monotonia delle ore rende più pesante l'attesa. E se per qualcuno di noi ogni speranza di guarigione fosse perduta, intervieni tu, San Francesco, con la potenza miracolosa della tua carità. Fa che una carezza ai bimbi che nascono e a quelli che soffrono. Proteggi quanti hanno già riacquistato la sanità. Assisti quelli che in questo momento stanno vivendo le ultime ore del loro pellegrinaggio terreno. Benedici i dottori, nelle cui mani e al cui cuore abbiamo affidato le nostre persone. Benedici i nostri cari e quanti, in qualsiasi modo, giorno e notte, servono la persona sofferente di Gesù. Benedici infine, o caro San Francesco, gli ammalati di tutto il mondo e tutti gli ospedali, e fa che la sofferenza non renda cattivo nessuno, ma ci avvicini maggiormente al Signore, ci purifichi dalle colpe e ci prepari alla gioia intramontabile del Paradiso. Amen. San Francesco di Paola, prega per noi. Viva Francesco!
riuniti per celebrare oggi la festa di San Marco, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Marco la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Marco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio.